una collaborazione che è nata tra scuola e lavoro, anche in linea con il progetto di legge che abbiamo presentato, che è stato approvato in commissione, come riconoscimento di Penne come città della sartoria artigianale. Tra l'altro è arrivato l'ordine del giorno del Consiglio regionale di martedì 30 maggio e sarà l'ordine del giorno per l'approvazione in Consiglio, quindi diventerà con ogni probabilità legge, ci aspettiamo che diventa legge, e questo è solo l'inizio, perché la vocazione di Penne come sartoria, come ambito artigianale da questo punto di vista è sempre più in voga, quindi dobbiamo continuare a pubblicizzare, a promuovere Penne e tutta l'area vestina per quanto riguarda le professionalità, il know-how che abbiamo su questo territorio per quanto riguarda questo ambito, sia su Penne che su tutta l'area vestina. Quest'anno le novità per quanto riguarda l'evento artistico di fine anno sono legate essenzialmente alla collaborazione che avremo con la ditta Brioni. La nostra scuola ogni anno, a parte il periodo Covid, ha organizzato un evento che coinvolge essenzialmente il liceo artistico e la laboratorialità del liceo artistico, in cui abbiamo un indirizzo moda e un indirizzo di oreficeria. E quindi dal laboratorio escono fuori quei lavori che i ragazzi portano a fine anno e presentano a tutta la cittadinanza. I nostri abiti saranno abiti quest'anno prettamente femminili, abiti molto eleganti, e allora grazie alla collaborazione con la ditta Brioni quest'anno sfileranno accanto agli abiti realizzati dai nostri studenti gli abiti della Brioni indossati dai nostri ragazzi. Siamo molto felici di aver adottato questa scuola, perché nel progetto Adotto una scuola di alta gamma siamo riusciti a creare una sinergia, una collaborazione che avrà grande riflesso sia a livello nazionale ma non solo, perché alta gamma promuove tutte queste scuole di moda e di anche fashion design a livello nazionale su riviste, su quotidiani, dove c'è anche una brochure che loro pubblicano con tutte le scuole di moda associate alle aziende, quindi è una sinergia che è utile ad entrambe le realtà. Dopodiché ci sono altri sviluppi che noi contiamo di fare con la scuola e di supportare i ragazzi nella creazione di un percorso formativo più completo. È stata un'esperienza magnifica, perché, ma poi anche l'accoglienza che abbiamo avuto con tutte le persone che c'erano lì alla Brioni, e proprio un'atmosfera di famiglia che ci ha fatto comunque rimanere molto stupiti. È stata un'esperienza molto formativa, anche perché abbiamo visto come appunto migliorare il nostro lavoro a scuola,